arrivato a Roma il villaggio dello Sporting Tour, una festa dello sport dedicata a tutti coloro che amano l'attività fisica e il movimento. Organizzato da Sport Senza Frontiere, che da oltre 10 anni promuove lo sport come strumento di inclusione sociale, come percorso educativo offerto a centinaia di minori che vivono in situazioni di disagio socio-economico. Beh, diciamo che il periodo è quello giusto, siamo a inizio settembre, è il momento in cui i bambini si iscrivono alle attività sportive, perciò per molti loro può essere anche utile da questo punto di vista provare uno sport nuovo. Oggi qua sono 15 circa le discipline sportive, come vedete, esatto, che sono praticate. Obiettivo numero uno, quello di permettere ai bambini meno fortunati la pratica dello sport. Quindi i minori che noi seguiamo sono minori segnalati dalla nostra rete degli enti segnalatori, assistenti sociali, le scuole, le parrocchie. Prossime tappe: Pescara, Rimini, Piacenza, Trento e Catania. Sport praticati tutti, dal judo agli scacchi. Scacchi anche con bimbi così piccoli? Sì, beh, magari qui siamo proprio un po' al limite, però sì, assolutamente, gli scacchi si possono fare a qualsiasi età, basta cambiare metodo. Per esempio con i bambini molto piccoli si fa in gruppo la geomotricità. E visto che bisogna sognare sempre in grande, chissà che un giorno non si arrivi alle Olimpiadi. Il nostro sogno è raggiungere livelli altissimi, ma già averli potuti inserire, aver dato loro questa opportunità è un obiettivo raggiunto. Chissà, magari un giorno troveremo tra i nostri ragazzi un olimpionico che vince la medaglia, magari.